Buonasera dal torneo Pezzana Over 50. Atletico Madrid e Chelsea stanno per dare via le ostilità. L'Atletico con il fratino, mentre il Chelsea in maglia bianca. Vedremo cosa ci preserverà il match. Buona punizione ora a favore dell'Atletico, che si presenta con due giocatori. Sul punto di battuta va Fiorio, la palla che si impenna. Buona la conclusione di mancino del numero 3, palla alta del Chelsea che, per quanto concerne la fase difensiva, per ora ha regalato ben poco agli avversari. Attenzione perché ora Di Cosimo può andare, però la palla sul destro, ora sul sinistro, il tentativo verso la porta, l'opposizione del portiere. E poi facile facile il tap-in da parte di un giocatore dell'Atletico che porta i suoi sul risultato di 1-0. Bella l'azione corale, anche la conclusione in prima battuta di Di Cosimo, 1-0 in favore dell'Atletico. Sul punto di battuta con il numero 9 che sembra intenzionato ad andare alla conclusione diretta. Infatti si allontana Varchi, forse lo schema, forse la conclusione. Numero 9 che va, palla ribattuta dalla barriera. Momento concitato del match con Sabatini che ha a disposizione ora una buona punizione. La conclusione direttamente verso la porta. Antonio Dauria che in due tempi blocca e fa ripartire i suoi. Rimessa da fondo ora per l'Atletico che va con Dauria che trova molto bene Di Cosimo che lotta il tu per tu con il difensore. Poi il bello scarico, il pallonetto delizioso da parte di Casonato che arriva da dietro di gran carriera e sigla il gol del 2-0. Bella la conclusione, bella la lotta da parte di Di Cosimo, il gol che vale il 2-0 per l'Atletico. Mattonella buona allora per Di Cosimo che con poca rincorsa va in porta e la conclusione da parte del numero 7 è strepitosa. Palla che termina la sua corsa sotto la traversa e 3-0 in favore dell'Atletico. Maiuscola la prestazione di Di Cosimo finora. Incontro che sta per riprendere. L'arbitro chiede ai due portieri se sono pronti. Allora il fischio del secondo tempo con il Chelsea che muove il primo pallone della ripresa. Varchi pronto sul punto di battuta. Il giocatore dei Blues verosimilmente andrà in porta o forse tenterà uno schema con Sabatini che precedentemente si è allontanato dal possesso. Poi attenzione alla conclusione da parte del numero 14 Monaco che con il sinistro la incoccia bene, la palla che finisce fuori di poco però. Di servire Sabatini che però viene raggiunto da un difensore con Di Cosimo che ora può avanzare. Di Cosimo tenta di farsi in avanti, lo scarico poi sul numero 3 che ancora va dalle parti di Di Cosimo che si mette con il fisico, lotta in mezzo a due, poi riesce a mettere una buona palla in mezzo, la palla che rimane lì. Buono il sombrero, la conclusione. Buono il tentativo, un po' meno la realizzazione, comunque l'Atletico che continua a macinare azioni su azioni. La pressione a un proprio compagno, ma il Chelsea ora che galleggia sulla linea di fuorigioco con Sabatini che si è allargato il cross in mezzo da parte del numero 9. Ci arriva Varchi di testa. Antonio Dauria la tiene lì e controlla. Pare però Casonato che con lo sguardo alto poi va da Fiorio. Fiorio ancora il numero 3. Pensa alla conclusione. Il tiro da parte del numero 3. Bella la traccia, bella la conclusione. Palla che però si spegne sul fondo. Largo poi la palla in avanti per Scappito che controlla con il tacco il numero 7, poi va in porta la conclusione. Dauria non la tocca e allora sarà rimessa dal fondo per Atletico. Bella la conclusione del numero 7 che però non trova fortuna. Dauria che favorisce ora il Chelsea con il numero 7 Scappito che a pochi passi tenta la conclusione. La palla che sale alta sopra la traversa, buona occasione in questo frangente per il Chelsea. Ancora una volta a portare in avanti i suoi con Fiorio che ora con il sinistro va ad aprire tutto il campo. Opportunità ancora di offendere per l'Atletico. Palla messa in mezzo dalle parti ancora una volta del numero 7 di Cosimo. Il match che finisce qui. L'Atletico si impone per 3-0 sul Chelsea, buona la prestazione da parte degli spagnoli, i Blues che non riescono a trovare la via della rete in una partita comunque interpretata bene per tutti e 60 minuti. Finisce qui allora il commento, un saluto a tutti.